Allora, ragazzi, riprendo dal discorso invece dell'economia, a pagina 276. Intanto in alto avete una cartina che vi fa vedere dove si trovano la maggior parte delle aziende, sono tutte concentrate intorno alle città confinanti con l'Europa, quindi nella parte sud, diciamo, ovest, e sud, proprio un po' al confine con, nella parte asiatica, al confine con la Cina, la Mongolia, eccetera. Ci dobbiamo ricordare questa cosa per capire l'economia russa anche oggi, che comunque ha avuto una ripresa dagli anni 2000. Per tutto, quasi tutto il Novecento, l'economia rossa era basata e amministrata da un sistema socialista, per cui lo Stato requisiva tutti i beni delle persone e aboliva la proprietà privata, cioè io non potevo possedere una casa o comunque non potevo possedere un'azienda, tutte le aziende erano in mano allo Stato. Chiaramente venendo meno questo sistema, che è venuto meno dopo il crollo del muro di Berlino, ma anche leggermente, insomma, negli anni precedenti, è cambiato tutto perché c'è stato un passaggio da un'economia socialista a un'economia di mercato. E il fatto che molte aziende sono state privatizzate ha portato alla riduzione dei servizi pubblici, perché prima era appunto tutto controllato dallo Stato, privatizzando un po'. Sono mancati alcuni servizi pubblici come la scuola, la sanità, la previdenza sociale e gli alloggi. E chiaramente è cambiata anche la vita delle persone, si è abbassato il tenore di vita e è aumentata un po' la disoccupazione. Diciamo che grazie a degli aiuti anche di altri paesi si è, diciamo, ripresa l'economia a partire dal 2000. Però la crescita, diciamo, della qualità della vita, insomma, non è uguale in tutto il territorio russo. Diciamo che solo le città crescono, ma anche all'interno delle città ci sono forti disuguaglianze tra una parte, diciamo, ricchissima e una parte invece povera della popolazione. Quindi possiamo dire che la crescita, economica non equilibrata, è disomogenea. Invece, se ci addentriamo in quelli che sono gli specifici settori della produzione, troviamo sicuramente il fatto dell'agricoltura che rimane un settore comunque poco sviluppato, nonostante la disponibilità del territorio che esiste, e rimane ancora arretrata rispetto, insomma, agli altri stati europei. Quindi diciamo che il clima non gioca a favore, il sistema di produzione arretrato fa sì che non sia molto sviluppato. Si producono comunque orzo, patate, segale, avena, barbabietole da zucchero, cereali, frumento. Sono sviluppati poi anche l'allevamento e la pesca, soprattutto appunto lungo i mari che abbiamo detto essere presenti. Dal punto di vista invece del settore secondario, la Russia è un paese molto ricco di risorse minerarie ed energetiche molto diverse tra di loro, quindi questo consente un settore secondario molto sviluppato. Tra i minerali abbiamo la produzione di ferro, di nickel, di rame, di tungsteno, vanadio, fosfati e sali potassici. Poi anche altri materiali preziosi, oro, argento, platino e anche diamanti. La Russia è uno dei principali produttori di diamanti nel mondo. Tra le fonti di energia abbiamo le riserve poi di carbone, uranio, petrolio, gas naturale. Grandi sono appunto le esportazioni e per esportare il petrolio o altri materiali vengono utilizzati degli oleodotti o dei gasdotti. Vedete qui un'immagine, ve l'ho messa anche nel riassunto, questo è un oleodotto, questa è una piattaforma probabilmente per l'estrazione del petrolio, comunque per fare tutto convogliare questo gas naturale e questo liquido, diciamo, dentro questi tubi. E poi, invece, dal punto di vista, diciamo, delle industrie di altro tipo, quindi le industrie di base, no? Quelle che si occupano, abbiamo detto, dei beni alimentari, il sistema russo esiste, ma è vecchio, sarebbe da rinnovare dal punto di vista tecnologico e bisogna, diciamo, che vada verso una riconversione, verso soprattutto quelli che sono i settori che riguardano il consumo, quindi quelli alimentari, eccetera. Ci sono poi degli distretti industriali di grande importanza che sono concentrati nelle città, per esempio quello di Mosca, qui avete un esempio di quello di Mosca. Per quanto riguarda invece il settore terziario, diciamo che il turismo si limita alle città di Mosca e San Pietroburgo, però sono ben sviluppati i trasporti, quindi sia quelli marittimi, i fluviali che lacustri,
il settore commerciale è in crescita perché ci sono degli scambi adesso con l'estero, che appunto sono però da 30-40 anni che questo avviene, e il sistema bancario e finanziario adesso invece è fermo. Quindi diciamo in generale che il terziario è sviluppato, ma è in evoluzione. Poi il vostro libro vi fa una piccola parentesi sull'exclave. Un'exclave è un territorio appunto staccato dal resto del territorio. Qui troviamo l'exclave di Kaliningrad, che è questa, diciamo, città che si trova in questo pezzettino, che fa sempre parte della Federazione Russa, ed è appunto una città che prima apparteneva alla Germania, poi dopo con la sconfitta della Germania è passata al blocco sovietico, quindi nella Seconda Guerra Mondiale c'è stato questo passaggio. Un'altra immagine che vi presenta il vostro libro, che vi ho messo anche io nel riassunto, è l'immagine di questo treno. Questo treno fa parte della linea della ferrovia transiberiana, che attraversa praticamente tutta la Russia, da Mosca fino a Vladivostok, scusate, che è circa qui. Quindi parte più o meno da questa zona il treno e fa tutti questi chilometri per arrivare a Vladivostok, quindi in Asia. Vi ho messo in allegato un piccolo video. Adesso lo faccio andare, spero che si veda, perché non sono sicura che durante la registrazione funzioni anche il video. Nel caso ve lo lascio allegato, dura 5 minuti, potete guardarlo. E vi ho infatti messo la cartina per farvi vedere appunto che cosa accade durante questo viaggio. Le persone pagano il prezzo di un biglietto e stanno su questo treno per una settimana. Come se fosse una crociera, però una crociera sul treno. Possono scendere in alcune città che ritengono sono interessanti, per poi risalire presentando il biglietto. Ed è bello perché comunque si può viaggiare appunto tra due continenti a bordo di un treno. Ora vi faccio vedere il video. Ah no, non me lo fa sottolineare, quindi direi che non lo possiamo vedere, a meno che io non provi ad aprire una pagina su YouTube. Nel caso non funzioni, lo guardate voi direttamente cliccando dal link. Io spero di essere stata abbastanza chiara per la settimana prossima, che è praticamente l'ultima volta che ci vedremo. Faremo un'altra lettura insieme, se riusciamo un gioco. Vi farò qualche domanda comunque sulla Russia e anche sulla Grecia. Avevo trovato un piccolo video di 5 minuti perché ce ne sono tanti su YouTube, ma per non stare lì a... Ecco, cos'era questo?
Ok, ragazzi, io vi saluto, se avete delle domande mi raccomando fatemele. A presto.